Ultimati lavori sulla condotta idrica nella zona di Monte Rosso di Adrano. In nottata il servizio idrico sarà ripristinato confermata l'ordinanza di chiusura delle scuole. Entro la fine dell'anno verranno completati i lavori di ammodernamento del tratto Adrano Bronte della sala statale 284, a dichiararlo è l'ingegnere dell'ANAS Luigi Mupo. La crisi idrica in Sicilia, il governo Schifani ha richiesto lo stato di emergenza nazionale. Nasce una nuova associazione, si chiama Angolo dell'Avventura di Adrano e promuove la cultura del viaggio. Verrà presentata domani sera a San Leonardo. Dal 5 al 7 e dal 12 al 14 aprile ritorna a Ramacca la Sagra del Carciofo. Avevano allestito in un appartamento a San Cristoforo di Catania un fortino della droga, arrestati dai carabinieri tre pusher. Transito in tilt sull'autostrada 19 Catania-Palermo per un camion ribaltato nei pressi dello svincolo di Enna. Il bilancio parla di due feriti non gravi. Controlli anti-abusivismo a Catania da parte della polizia locale, sequestrati prodotti ortofrutticoli ed elevate sanzioni. La merce sequestrata donata alla Caritas. Sport Pallacanestro si chiude al primo turno del playoff, la stagione della Drano Basket, battuto in gara 2 da Pozzallo. Buonasera, benvenuti e grazie come sempre per aver scelto la nostra informazione. Al via oggi ad Adrano i lavori per riparare una condotta idrica danneggiata nel quartiere Monte Rosso. Sul posto anche il vice sindaco Agatino Perni. Sentiamo l'intervista realizzata questa mattina. Interrotta l'erogazione idrica ad Adrano, all'alba perché ci sono dei lavori sulla rete idrica. Siamo nel quartiere Monte Rosso, vediamo a che punto sono i lavori e cosa si prevede per il ripristino del servizio idrico sul posto anche il vice sindaco di adrano agatino per intanto vice sindaco diciamo fosse successo perché questi lavori ma intanto c'è stato un, uh, un danno uh, alla rete idrica un danno uh, certamente molto rilevante in un tubo uh, di grosse dimensioni quindi di una portata Uh, di acqua abbastanza notevole infatti vediamo uh, lo stacco di una gran parte della, della città di Adrano uh, il tubo è um, un tubo di resina quindi richiede un intervento particolare di una ditta specializzata appunto alla lavorazione della resina devo dire che già in mattinata uh, la ditta uh, è intervenuta per uh, la riparazione del eh, della perdita quindi del guasto idrico noi come amministrazione siamo presenti eh, durante i lavori proprio per accelerare perché capiamo benissimo il disagio eh, che provoca diciamo appunto l'interruzione ehm, dell'acqua nelle case del, delle famiglie e anche eh, nelle scuole stiamo procedendo a balladita sta procedendo abbastanza bene ringrazio anche gli operatori di ACOSET ringrazio il direttore che è stato fino a qualche minuto fa eh, qui ad Adrano a monitorare appunto e a seguire eh, i lavori. Io credo, eh, salvo imprevisti, che già nelle prime ore eh, di domani mattina, quindi in mattinata, avremmo, avremmo di nuovo l'acqua nelle, nelle nostre case, nelle, nelle nostre scuole. Spero di anticipare ancora i tempi perché appunto siamo eh, sul pezzo e eh, Um, acceleriamo sempre di più i lavori che la ditta sta mettendo in atto. Qualora le nostre previsioni chiaramente di anticipare quelli che sono i tempi previsti da parte eh, di Acoset, possiamo anche revocare l'ordinanza. Il sindaco, comunque, la speranza è quella di avere di nuovo l'acqua. Anche a tarda serata e quindi di anticipare i tempi? Assolutamente sì, stiamo cercando di anticipare proprio i tempi, addirittura pensiamo, chiaramente lo ripeto salvo imprevisti, anche di revocare l'ordinanza della chiusura delle scuole. Siamo al lavoro e non ci fermiamo un attimo ecco, per evitare ulteriori disagi perché capiamo benissimo cosa significa due giorni, un giorno e mezzo senza acqua. Ecco. Restiamo sull'argomento. Con un post su Facebook, il sindaco di Adrano Fabio Mancuso ha comunicato che i lavori sulla condotta idrica nella zona di Monte Rosso sono stati ultimati. Servono adesso circa quattro ore per asciugare il tubo della condotta. Aggiunge il primo cittadino. In nottata il servizio sarà ripristinato. L'ordinanza di chiusura delle scuole è confermata. Si invitano tutti i cittadini a fare scorrere l'acqua qualche minuto prima del consumo. Grazie a tutti per la pazienza, grazie alla Cosette per la celerità. Entro la fine dell'anno verranno completati i lavori di ammodernamento del tratto Adrano Bronte e della strada statale 284. A dichiararlo l'ingegnere Luigi Mupo, responsabile per le nuove opere della Sicilia per l'ANAS, in occasione della visita nel cantiere del sindaco di Bronte, Pino Filadello. Entro la fine del 2024 dovrebbe diventare realtà il nuovo tratto della strada statale 284 in territorio di Edano. È stato superato il 50% dei lavori e, pertanto, fra circa dieci mesi vedremo le prime autovetture transitare lungo i 4 chilometri della nuova careggiata realizzata nel tratto fra Adrano e Bronte. A dichiararlo è l'ingegnere Luigi Mupo, responsabile per le nuove opere della Sicilia per l'ANAS in occasione della visita in cantiere del sindaco di Bronte, Pino Firarello. Procedono dunque senza intoppi i lavori di ammodernamento della statale 284 fra le Condrade, Navice, Giordano, ad Adano, dove sono già visibili i viadotti e le gallerie artificiali in fase di realizzazione. L'ingegnere Mupo dice che i lavori sono già a buon punto. Abbiamo superato abbondantemente il 50% dell'avanzamento dei lavori, abbiamo una prospettiva di apertura al traffico dell'asse entro la fine di questo anno. Le opere realizzate sono quattro, in sostanza abbiamo due viadotti e due gallerie artificiali, questo qui che vede sopra di me il viadotto Giordano, è, stata è stato completato il varo dell'impalcato e armata la soletta, prevediamo il getto della soletta dentro la prossima settimana. Insomma. Poi abbiamo due gallerie artificiali eh, in avanzata fase di esecuzione e un ulteriore viadotto che scavalcherà la circumetnea. Entrambe le gallerie sono artificiali, una è realizzata a Conci prefabbricato, la galleria Canatella e fra poco varieremo i primi Conci, un'altra galleria sempre artificiale realizzata col metodo Milano eh, è stata quasi integralmente scavata eh, oltre questo viadotto. L'impresa è operativa su tutti i fronti, rinforzeranno adesso maestranze e mezzi d'opera compatibilmente insomma, con il miglioramento delle condizioni atmosferiche e quindi ci contiamo che entro la fine dell'anno si possano vedere le prime macchine su questa artificiale. Al sopralluogo oltre l'ingegnere Mupo hanno partecipato il direttore dei lavori, l'ingegnere Antonio Fede, in stretto contatto con l'ingegnere Marilena Coppola, la responsabile del procedimento con loro diversi tecnici dell'Impresa Donati che sta realizzando l'opera e il sindaco di Bronte, Firarello. Pensavo poco fa che sono come quel genitore che aspetta un figlio e non arriva. Dopodiché questa aspettativa è durata 50 anni. Ora vedo nascere un bambino. Sono molto contento. Penso che le persone che non l'hanno vissuto giorno dopo giorno, mese dopo mese, anni dopo anni, decenni dopo decenni, non si renderanno conto di quello che è stato fatto. È un'opera d'arte. Di grande ingegneria che ha dovuto affrontare problemi non di facile soluzione. Il rapporto con il territorio che ha tante esigenze, tante aspettative, e tanto desiderio di vedere la strada ma, soprattutto, di vedere salvaguardata la propria campagna, la propria casa. Segnalazione alla nostra redazione di una telespettatrice. La signora denuncia il fatto che da oltre un anno non si vedono postini nella sua zona di residenza in Contrada Paricchia, una strada sopra Contrada Roccazzello ad Adrano. La nostra telespettatrice si è rivolta più volte alla posta e ha segnalato il fatto anche alle istituzioni locali ma continua a non ricevere mai la posta. Chiede pertanto un intervento perché senza posta eh, incorre a molti disagi, quindi spera di rivedere i postini incontrati a parecchia una strada sopra Roccazzello. Parliamo adesso della crisi idrica in Sicilia che sta provocando conseguenze drammatiche su tutto il territorio regionale. Per questa ragione il governo Stifani ha richiesto lo stato di emergenza nazionale. La Regione Siciliana chiede lo stato di emergenza nazionale per la crisi idrica. Una decisione presa nel corso dell'ultima giunta in conseguenza al lungo periodo di siccità e alla rilevante riduzione delle riserve di acqua in tutta la Sicilia. L'obiettivo del provvedimento, che adesso dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri, è quello di garantire acqua potabile ai cittadini e l'approvvigionamento idrico ai settori agricolo e zootecnico, oltre che alle imprese impegnate. I nei cantieri nell'isola. La siccità in Sicilia sta diventando drammatica, ha detto il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani. La Regione ha già messo in campo una serie di azioni per mitigare la crisi, aiutando i settori produttivi e limitando i disagi ai cittadini, ma servono anche urgenti interventi statali per operare su reti e sistemi di approvvigionamento idrico e per sensibilizzare i cittadini a un uso più razionale della risorsa. Inoltre sono necessari sgravi fiscali e contributivi, moratori e sospensione di adempimenti per le imprese del settore agricolo e zootecnico che sono in gravissima difficoltà, ha chiusato il Presidente della Regione. Una relazione della Protezione Civile Regionale indica interventi a breve e a medio termine per mitigare la crisi che prevedono la riduzione dei consumi delle utenze idropotabili, interventi sugli invasi, campagne di informazione e sensibilizzazione per il risparmio, interventi per reperire risorse alternative, acquisto di automaticamente. Botti e SIROS per la distribuzione in luoghi pubblici, utilizzo di pozzi e sorgenti, riparazione di reti idriche, ammodernamento degli impianti di dissalazione nei siti dismessi di Porto Empedocle, Paceco Trapani ed eventualmente anche Gela. Il costo delle azioni a breve termine è di 130 milioni di euro, mentre di quelle a medio termine è di 590 milioni di euro. La Regione nelle scorse settimane aveva già dichiarato lo stato di crisi idrico sia per l'uso potabile che per quello agricolo zootecnico, nominando anche due commissari. Per i settori produttivi interessati sono state avviate le procedure per provvedimenti per circa 5,5 milioni di euro, che prevedono sgravi dei canoni dei consorsi di bonifica e misure di semplificazione amministrativa. È stato costituito anche un osservatorio regionale sugli utilizzi idrici per monitorare costantemente lo stato degli invasi e delle riserve di acqua. Con un post su Facebook inviato alla nostra redazione, Fausto Zingales, segretario della protezione civile di Adrano, segnala che non è stata realizzata una scivola per i disabili per accedere nella nuova piazzetta della chiesa del Cristo Morto di Adrano. Un accesso per i disabili, scrive tra l'altro Zingales, si trova nei pressi della caserma dei vigili del fuoco. Quindi il disabile deve percorrere la strada nel senso opposto, attraversarla nei pressi della caserma per accedere dall'altra parte della piazza. Ma tutto ciò si chiede Zingales. Secondo voi non ha dell'incredibile? Nasce una nuova associazione, si chiama Angolo dell'Avventura di Adrano e promuove la cultura del viaggio. Verrà presentata domani nei locali della parrocchia di San Leonardo di Adrano alle ore 20. Intervista la professoressa Valeria Ravita, responsabile di questa associazione. Sentiamo. Nasce ad Adrano una nuova associazione, si chiama Angolo dell'Avventura di Adrano, un'associazione che già esiste a livello nazionale in tutte le città, un'associazione che promuove la cultura del viaggio, verrà presentata domani nei locali della parrocchia San Leonardo di Adrano alle ore 20. Ne parliamo adesso con la professoressa Valeria Ravità, che è la responsabile appunto di questa associazione. Professoressa, allora, quali sono le finalità di questa associazione? associazione Ecco, l'Angolo dell'Avventura di Adrano si, si occupa appunto di promuovere la cultura del viaggio attraverso reportage di viaggi effettuati nei luoghi anche più remoti, insomma, del mondo. Si occupa di promuovere libri che promuovono sempre la cultura del viaggio. L'associazione Viaggio e Avventure esiste da 50 anni e gli angoli sono presenti appunto in tutte le città italiane. E noi inaugureremo l'associazione giorno 5 aprile eh, presso il Salone appunto, della Parrocchia di San Leonardo alle ore 20. E, insomma, siamo lieti di invitare la, la cittadinanza e insomma, tutti sono benvenuti per condividere la cultura del viaggio nel rispetto delle popolazioni eh, differenti, insomma, dalla nostra. L'associazione ha anche un programma molto ricco eh, che, insomma. Ma poi illustreremo uh, nelle prossime occasioni eh, i prossimi viaggi e le prossime presentazioni dei libri, eh, sono già in programma e questa appunto è un'esclusiva dell'angolo dell'avventura di, di Adrano eh, perché appunto è un reportage eh, di un viaggio compiuto ehm, e quindi reale un viaggio recente, eh, con, eh, quindi ci saranno immagini, video e commenti eh, insomma, della sottoscritta e noi eh, siamo veramente lieti di eh, inaugurare così l'associazione e il paese naturalmente la nostra città avrà un beneficio, un arricchimento oh, culturale di ampia portata, anzi ampissima portata. Si tratta di viaggi particolari nel video che vediamo in questo momento e ecco stiamo vedendo il reportage che avete fatto ad esempio in Etiopia. Esatto, uh, noi abbiamo effettuato questo reportage eh, in Etiopia del Sud, per la precisione nella regione dell'Omo, bagnato quindi dal fiume Omo, e presenteremo le varie etnie. Il prossimo invece, incontro, la prossima proiezione riguarderà un viaggio veramente straordinario, la transiberiana, quindi questi sono viaggi e ne seguiranno altri. Eh per grandi viaggiatori, ma tutti noi abbiamo diritto anche eh, a sognare, perché la cultura del viaggio è proprio questa, condividere le esperienze e far crescere eh, questa cultura. Se c'è un viaggiatore indipendente che ha già fatto il suo viaggio, cosa può fare con la sua associazione? Può avvicinarsi e presentare il suo reportage? Certamente, l'associazione L'angolo dell'avventura di Adrano apre le porte a tutti i viaggiatori indipendenti che vogliono proiettare un viaggio da loro effettuato con foto, proiezioni o anche un'esperienza di viaggio, quale un libro di viaggio. Tutti sono i benvenuti per condividere la cultura del viaggio. Dal 5 al 7 e dal 12 al 14 aprile ritorna a Ranacca la sagra del carciofo, un percorso di valorizzazione del prodotto tipico locale e dei tesori del territorio che si accompagna a momenti culturali e di spettacolo. Nei prossimi fine settimana, dal 5 al 7 e dal 12 al 14 aprile, torna a Ramacca la Sagra del Carciofo, una delle manifestazioni più importanti legate ai prodotti agricoli del territorio. Arrivata alla 32esima edizione, la Sagra è dedicata alla valorizzazione del carciofo violetto, chiamato anche il violetto ramacchese, coltivato nelle campagne intorno a Ramacca, centro della città metropolitana di Catania, conosciuto anche per l'ottimo pane e per le aree archeologiche e naturalistiche circostanti. La sagra del carciofo si svolge nel centro storico. I visitatori potranno assaggiare piatti a base di carciofo, ma anche assistere a concerti dal vivo, partecipare a convegni, effettuare visite guidate al Museo Archeologico, al Museo delle Bande Musicali di Sicilia, ascoltare l'intrattenimento in filo diffusione di Radio Cacocciola o fare escursioni lungo il sentiero naturalistico dei cristalli di gesso. Nel pomeriggio di venerdì 5 aprile la cerimonia di inaugurazione, poi l'apertura degli stand ed un convegno con tavola rotonda. A seguire, dalle 19 prende il via la degustazione di pietanze e prodotti tipici in via Vittorio Emanuele. L'indomani mattina, sabato 6, sono previste le visite guidate al Parco Archeologico e al Museo delle Bande Musicali di Sicilia. Durante l'intera giornata, dentro e fuori il Palazzo Comunale si terranno mostre di ceramica, pittura, fotografia, modellismo, affreschi. In esposizione il pianoforte appartenuto alla famiglia Gravina Cruiglias von Boulot Wagner. Concerti, spettacoli, di esibizioni di danza, balli di gruppo, performance di installazioni contrassegneranno la sagra che come ovvio fa conoscere attraverso le degustazioni le proprietà del carciofo di ramacca domenica 7 aprile il programma si ripete con l'aggiunta degli sbandieratori l'animazione per i bambini e la sfilata di una banda musicale lungo il percorso della sagra si terrà anche il raduno di auto storiche e vespisti nel fine settimana successivo si replica grosso modo il programma di massima ma con l'aggiunta di momenti dedicati allo sport calcio e scherma in particolare e alle tradizioni la sfilata dei carretti siciliani. In tutti i fine settimana ci saranno spettacoli di piazza con i divi della TV. Il programma dettagliato della manifestazione si può leggere nella pagina Facebook del Comune. Avevano allestito all'interno di un appartamento del quartiere San Cristoforo di Catania un vero e proprio fortino della droga, arrestati dai carabinieri tre pusher. Un florido commercio di droga, allestito da un 23enne e da due fratelli minorenni, al secondo piano di un edificio situato nel quartiere San Cristoforo di Catania, è stato scoperto dai carabinieri del nucleo investigativo catanese. Dopo una serie di servizi di osservazione a distanza che hanno avvalorato il sospetto della presenza di una base operativa di spaccio in quello stabile, i militari hanno atteso il momento propizio per effettuare un blitz. Notato un giovane giungere in scooter ed entrare dopo aver citofonato nell'edificio, i carabinieri hanno deciso di intervenire e fatto eruzione nell'appartamento trasformato in un vero e proprio fortino della droga. In soggiorno, su uno schermo da 65 pollici venivano trasmesse in tempo reale le immagini riprese da nove videocamere che consentivano ai pusher di monitorare l'intero perimetro della palazzina. A ridosso del monitor erano stati posizionati due pulsanti che permettevano l'apertura del portone d'ingresso e della porta blindata, mentre al centro della stanza era stato collocato un grande tavolo sul quale venivano esposte le varie droghe, marijuana, crack e cocaina, già suddivise in dosi, oltre al materiale da confezionamento e a bilancini digitali di precisione. A occuparsi della droga esposta sul tavolo il 23enne, il maggiore dei due fratelli, entrambi già noti alle forze dell'ordine. L'altro giovane invece si occupava dello smercio ai clienti e proprio nel momento in cui è stato bloccato dai carabinieri stava consegnando una dose di cocaina al 26enne, segnalato all'autorità amministrativa competente per acquisto di sostanza stupefacente ai fini del consumo personale. I tre pusher trovati con circa 70 grammi di marijuana, 10 grammi di crack e 15 grammi di cocaina sono invece stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. Giornata difficoltosa oggi per gli automobilisti in transito sull'autostrada A19 Catania a Palermo per un camion ribaltato nei pressi dello svincolo di Enna. Il bilancio parla di due feriti non gravi. La notizia principale, che per fortuna non ci sono vittime, ma la notizia collaterale, parla della chiusura della 19 Catania-Palermo nelle due direzioni di marcia a causa di un incidente, ovvero il ribaltamento di un tir che trasportava patate e che ha occupato una carreggiata intera, dove si procedeva per lavori in corso a doppio senso di marcia. E così Catania e Palermo a Enna si sono allontanate con innumerevoli disagi per gli automobilisti. Il ribaltamento è avvenuto al chilometro 119.400 in un'area di cantiere. Il conducente dell'auto articolato, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo rovesciandosi su di un fianco. Fortunatamente non ha coinvolto né auto che procedevano nell'opposto senso di marcia né veicoli che lo seguivano. Parte del carico di patate che trasportava è finito sull'asfalto. Immediata è scattata la richiesta di soccorso e sul posto, nei pressi dello svincolo di Enna, sono intervenute le squadre Anas, la polizia stradale e i vigili del fuoco per la gestione del traffico e il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. La rimozione del mezzo e la pulitura della strada dal carico e dai detriti persi dal camion. Gli agenti hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. I mezzi in transito sono stati dirottati sulle statali 121 e 192 per raggiungere gli svincoli più vicini della 19. Solo nel pomeriggio, dopo le 17 e dunque a diverse ore dall'incidente, l'autostrada Catania-Palermo è stata riaperta in entrambe le direzioni dopo la rimozione del TIR e la messa in sicurezza dell'aria. Controlli anti-abusivismo a Catania da parte della polizia locale, sequestrati prodotti ortofrutticoli ed elevate sanzioni, la merce sequestrata donata alla Caritas Diocesana. A Catania la Polizia locale ha intensificato i controlli sulle attività commerciali, sia fisse che ambulanti, seguendo le direttive del sindaco Trantino e dell'assessore Porto. Durante i controlli sono stati sequestrati 300 kg di frutta e agrumi e tre supporti di vendita abusivi. Inoltre sono state elevate multe per violazioni al codice della strada e per emissioni sonore oltre l'orario consentito. Sono state sanzionate anche attività commerciali che occupavano abusivamente il suolo pubblico e che non avevano le autorizzazioni necessarie. Sanzionati i venditori ambulanti irregolari e sequestrata la loro merce. Complessivamente sono stati emessi verbali amministrativi per un totale di circa 70.000 euro, elevati anche 165 verbali di violazione al codice della strada. I prodotti sequestrati sono stati donati alla Caritas Diocesana. E adesso c'è lo sport, la pallacanestro, si chiude al primo turno dei playoff la stagione della Drano Basket, battuto in gara 2 da Pozzallo. Si chiude al primo turno dei playoff la stagione cestistica della Drano Basket, battuto ieri alla Tensostruttura da Pozzallo in gara 2. Con Moro Bascetta vogliamo fare un bilancio di questa stagione. Alla fine il. Eh, il cronoprogramma di crescita sostanzialmente è stato rispettato, avevate sempre detto una stagione di transizione e così alla fine è stata? Ieri si è conclusa questa stagione. Speravamo di portare la gara a Pozzallo, gara 3, però non è andata come volevamo. Abbiamo resistito per i primi tre quarti, eh, eravamo sotto di 4 Poi, eh, quando si sono cominciati a sbloccare loro col tiro da tre con Gaido e Boiardi, abbiamo cominciato a, ad avere le prime difficoltà però il programma l'abbiamo rispettato i ragazzi stanno cominciando ad entrare in campo tutti gli under e quindi questo è quello che più ci interessava eh, non è finita la stagione perché comunque fino al 30 giugno faremo gli allenamenti continueremo con tutti gli under proprio in visione dell'anno prossimo che nei prossimi giorni con una riunione cominceremo a pianificare e programmare quello che è la nuova stagione è chiaro che per il prossimo anno qualche senior potrà Lasciare e quindi ci sarà molto più spazio per l'under 19, che tra l'altro sta disputando un buon campionato. Sì, eh, molti senior forse io no, spero di continuare. Ma Dario, Gianluca, non so se continueranno. Dovremmo parlare anche con loro e capire. Riccieri, se vogliono continuare a darci una mano in questo progetto. Però principalmente quello che abbiamo fatto quest'anno era quello di fare crescere i ragazzi e ci stiamo riuscendo. Eh, il settore giovanile quindi proprio l'under 19 allenati da coach de masi hanno fatto un super campionato che non ci aspettavamo siamo arrivati secondi abbiamo battuto anche l'alfa gravina quindi eh, squadre che hanno un assetto societario un organigramma ben composto quindi questa è la cosa che più ci orgoglisce di questa squadra e proprio con loro ora dobbiamo cominciare a dare seguito e formare un altro gruppo ecco per ultimo è eh, in corso su internet una raccolta fondi per la società vuoi spiegare di cosa si tratta sì eh, eh, praticamente come società visto anche le mille difficoltà è perché vogliamo principalmente crescere e dare più servizi ai ragazzi. Eh, noi essendo anche una piccola società abbiamo proprio pubblicato su GoFundMe, una piattaforma americana, una raccolta fondi per eh, poi spendere questi... Fondi per acquistare un bulmino, eh, comprare attrezzature nuove per i ragazzi, dare altri servizi anche a livello di gestione per i genitori in modo da poter crescere noi come società e per dare sempre più un impatto di immagine migliore per quello che siamo nel contesto nostro di Adrano. Per il momento non ci sono altre notizie, il nostro telegiornale è finito, vi invitiamo come sempre a seguirci, qualora lo vogliate anche sulla nostra, eh, sul nostro sito internet www.tvasicilia.it e sui nostri canali social. Grazie per l'attenzione, buona serata, arrivederci.